un'importante missione, la missione Alpha 1-24-7, e questa volta dovremo andare a ingaggiarla sul Neo Geo S, e questa sarà la nostra seconda missione Alpha. D'accordo, nessun problema! Prendo subito il casco e il mio equipaggiamento! Dai, forza! Se torniamo a parlare di giochi per i sistemi Neo Geo, da sala giochi e da casa, ce n'è uno che è stato rilasciato nel 1992, che forse non molti di voi conoscono, Alpha Mission 2. La storia qua nel gioco non c'è, non viene spiegata neanche nel libretto, ma lasciamo perdere. E guardiamo per prima la grafica come da tradizione. Graficamente che vi devo dire? Siamo nel 1992, lo sapete, il Neo Geo AS veniva sfruttato molto bene qua, e infatti, diciamo, graficamente buono, perché abbiamo le ambientazioni spaziali ben realizzate, ovviamente. Siamo soprattutto nello spazio, è vero. Poi abbiamo addirittura i mecha, che sono soprattutto gigantesche astronavi, giganteschi robottoni, che sono molto ben ispirati, stile proprio giapponese, e non stonano per niente in un gioco del genere. Poi abbiamo anche addirittura le navette, quelle piccole, e anche quelle dei boss, anche se ben disegnate, anche se a dire la verità si ispirano un po' troppo a qualche altro gioco che era già uscito prima, targato Namco, ma ve lo dirò più avanti. Insomma, graficamente il gioco può essere ancora oggi una vera gioia per gli occhi, soprattutto se adorate questo genere di giochi. Per l'audio possiamo dire che abbiamo effetti sonori di qualità molto buona, visto che siamo sul Neo Geo AS. Poi abbiamo addirittura anche musiche di sottofondo che non sono di quelle molto ritmate, frenetiche, da farci salire l'adrenalina mille. Si passa da brani molto calmi e inquietanti, che secondo me ci stanno bene in un gioco del genere, anzi, secondo me vanno bene per accompagnare un'atmosfera così leggermente inquietante, ma anche allo stesso tempo d'azione. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, Alpha Mission 2, conosciuto anche come ASO 2 Last Guardian, cos'è? È uno sparatutto a scorrimento verticale. Il nostro scopo è quello di sparare, ovviamente, a tutto ciò che ci capita davanti. È proprio come tanti giochi del genere che sono usciti all'epoca e anche durante gli anni 80, è vero. Ma cos'è che contraddistingue questo gioco dalla concorrenza? Soltanto l'ambientazione, ma tutto il resto non ha niente di nuovo. È più o meno lo stesso tipo di gioco che abbiamo visto e che avremo visto per tutti gli anni 90. Sapete, questo gioco è il seguito del meno noto primo Alpha Mission uscito a metà anni 80, che era troppo simile a Xevious. Infatti, se lo vedete bene il gioco, vi ricorderà molto il classico Xevious della Namco. In questo gioco potete semplicemente prendere addirittura delle armature, che sono circa una dozzina, e anche addirittura delle armi che vi serviranno per ogni situazione. Certo, fortunatamente sono infiniti questi tipi di armamenti, però vi garantisco che non è molto facile cercare di uccidere i semplici avversari o anche i boss, perché sono talmente bastardi e ci daranno tanti ma tanti di quei grattacapi che non avete idea. Nel gioco poi si attesta su una discreta longevità, perché sapete, è un gioco da sala giochi, lo finirete sicuramente in una giornata se siete molto bravi durante il gameplay. Comunque tenete presente che anche alla fine di un livello si ottengono dei crediti aggiuntivi in base a come ci siamo comportati durante la partita. Questo gioco lo consiglio soprattutto a chi vuole
un gioco simile Xevious e soprattutto se vuole qualcosa di divertente e frenetico, ovviamente. Ci vediamo domani, amici. Ciao!